Vogliamo ragionare tra di noi. Tu sei buono, lo so, ma sei debole. E ora, raccontami sinceramente tutto quello che ti è successo. Fatina mia, io volevo andare a scuola, ma ho perso la strada. Aiuto, fatina mia, guarda il mio naso, cosa gli è successo? Caro Pinocchio, ci sono due specie di bugie. Quelle che hanno le gambe corte e quelle che hanno il naso lungo. E le tue, per l'appunto, sono di quelle che hanno il naso lungo. Sì, ho detto una bugia. A scuola non ci sono andato perché ho perso l'abecedario. Fatina mia, guarda il mio naso, sembra un bastone. Perché se l'ha allungata ancora? Io non ho detto una bugia, ho detto la verità. Va bene, ti dirò la vera verità. Ho venduto l'abecedario per andare allo spettacolo di Mangiafuoco. Non aver paura. Vuoi bene alla fatina che ti ha fatto diventare bambino? Tanto, ma ora sono burattino. Se vuoi che ti voglia bene, fammi tornare subito bambino. Certo. Come ti voglio bene, fatina mia. E come sei buona. Sei te che devi diventare buono. Farò tutto quello che mi dirai. Va bene. Resterai con me per qualche tempo. E se diventerai veramente buono, farò venire Geppetto e ti restituirò a lui. Davvero? Che bella notizia che mi dai. Ma adesso fammi tornare subito, bambino, perché Geppetto non mi deve vedere così. Sono i miei amici uccellini che ti beccheranno il naso, così ti accorcerà e tu tornerai come prima. Ma io non voglio restare burattino neanche col naso corto. Abbi pazienza e vedrai.